Bene ragazzi, siamo ritornati all'episodio domenicale delle notizie Repower. Questa volta facciamo un altro approfondimento. Abbiamo già parlato di Affinity, anche se c'è stato un ban di Discepolo, cambia poco. Sono sempre stato uno dei detrattori della potenza di Discepolo alla volta, sotto alcuni punti di vista. Abbiamo parlato di Fatine. Oggi parliamo di Boros. Boros esistono due varianti in Power. Quella che nell'ultimo periodo è stata la più conosciuta era Boros Bully, che è praticamente Boros Tokens che sfrutta abbastanza bene, anzi, probabilmente è il mazzo che sfrutta meglio Petal Sluting per poter praticamente accelerare la possibilità di poter fare il flashback di carte come Blood Screech e Prismatic Strength, dato che hanno un costo di flashback che è praticamente gratuito. Però la versione che è stata più giocata e più conosciuta negli anni di Boros si tratta di Boros Metalcraft. Al momento esiste praticamente una sola versione di Boros, che è quella con i synthesizer, di Boros Metalcraft, che è quella con Experimental Synthesizer. Variano abbastanza le creature che può giocare, però in linea di massima rimane un mazzo abbastanza uguale. Le liste che andremo a guardare oggi invece sono qualcosa come 5-6, vanno dal 2015, che è l'anno in cui ho cominciato a giocare io Pauper, al 2019. Poi c'è stato un periodo, praticamente dal 2020 al 2021, in cui Boros non ha avuto nessun aggiornamento, è rimasto sempre abbastanza stabile. Hanno messo dentro le Thrilling Lands, poter giocare con più consistenza lo splash di nero e giocare carte come Gibbagain Shinobi e Omen of the Dead, però in realtà rispetto alla lista del 2019 non c'era molta differenza. Comunque, come potete vedere, nel 2015 Boros era un qualcosa di molto diverso. Molto diverso perché non c'erano carte, non c'erano le creature come Palace Sentinel o Graven Inspector. E si giocava praticamente anche un po' di carte differenti, tipo Firebolt, Flameslash, addirittura Faithless Looting. Può sembrare strano giocare Faithless Looting in questo tipo di mazzo qui perché non ci sono spell con flashback, ma in realtà l'unico uso che ha avuto Faithless Looting in queste versioni iniziali di Boros era quello di fare Card Advantage. E Card Advantage del semplice tipo mid-late game. Uso looting per scartarmi due carte morte, di solito due terre, e poter praticamente fare bene o male un effetto di pesco scarto. Vedete che alla fine della fiera, Bulldotter Rebirth, che era anche la carta che dava il nome al mazzo, era giocata. Si giocavano un po' più di rimozioni, presumo, ed era un po' più compatto come mazzo. L'importante era vedere che ci fossero comunque Plane Tokens e Cold Skyfisher, e si giocava però anche due copie di Core Sanctifiers per due motivi. Affinity era un mazzo Tier 1 all'epoca ed era praticamente il mazzo più giocato in Italia, e poteva comunque essere una creatura che a costo 4 metteva un parante 2-3 e spaccava mal che vada un Ichor Wellspring così da ciclarsi, e di conseguenza si avevano 4-6 carte che potevano spaccare artefatto. Ed era praticamente, penso, la cosa più simile al Boros che si gioca adesso con gli Experimental Synthesizer. Ovviamente Prophetic Prism non era bannato, si giocava Prism. Adesso, paradossalmente, questo tipo di shell qui è più forte adesso perché invece di Prism si può giocare Synthesizer. Quindi non è cambiato nulla per quanto riguarda questo aspetto. La side qui non ci mostra nulla di particolare. Questa lista non giocava Lone Mishra, ma penso che fosse un po' una scelta tra giocare Circo di Protezione da Rosso e Lone Mishra. Con Charm non si giocava praticamente mai, non so perché la giocasse questa lista, però immagino che sono un po' quelle scelte. Standard Pillar era molto uno staple del formato, perché comunque era una risposta per Aura, una risposta per Izzet Blitz, che al tempo si chiamava Delver Fiend o Delver Kiln. E effettivamente Boros doveva starci abbastanza bene da quel mazzo ai tempi, e poteva appunto giocare anche Standardiera, che era molto forte. Nel 2016 cos'è che è cambiato? Nel 2016 Dota tendeva ad affermarsi molto di più come strategia, almeno in Italia, e si cominciava a giocarlo Jeskai al posto di giocarlo Boros e basta. Questo perché
Muldrifter era praticamente l'unica carta che andava ad essere a giustificare lo splash di blu, almeno main deck. Quindi si troviamo praticamente ad avere un mazzo che è identico a quel Dota Boros, solo che tanto vabbè, vediamo anche che Lumishori era una carta che si cominciava ad essere, a giocare molto di più nel main deck di Boros, e la gioca anche Jeskai. In più si giocava Muldrifter, che appunto serviva per fare più card advantage e grindare praticamente molto di più. Come vedete, Cool Dota cominciava anche ad essere meno giocata perché comunque non è mai stata una carta molto affidabile, per quanto ai tempi fosse molto più forte perché non esistevano carte come ad esempio Aquile di Bolas o Trapani Inspector. Infatti vedete che neanche questa lista gioca le Trapani Inspector. Questa è anche una lista abbastanza stock sotto molti punti di vista per l'epoca. A parte la Curse of the Bloody Tomb, che non mi ricordo se fosse una carta strana o staple nella side, però c'è stato un periodo, almeno in Italia, in cui si giocava di side in questo mazzo, perché comunque era un mazzo che era tutto sommato lento a vincere, e Curse of the Bloody Tomb poteva funzionare davvero e proprio win condition, anche perché, come vedete, non c'era recursion con il cimitero. E molte partite, bizzarramente, finivano con i giocatori di Boros continuano a tradare le risorse. A un certo punto uno dei giocatori mette in pila 5-6 botti e finisce così l'avversario. Erano abbastanza così i mirror di Boros e TG Sky, e andavano veramente tanto per le lunghe, molto di più rispetto a tipo i mirror di Boros Bully e i mirror di Boros Monarch. Io trovo abbastanza interessante questo mazzo qui, però non l'ho mai provato, anche per forse ho provato più che altro Boros quando è uscito Palace Sentinel. In ogni caso, con il 2017 abbiamo la stampa di Traben Inspector e, ancora più importante, Palace Sentinel, probabilmente. La stampa di Palace Sentinel effettivamente permette la possibilità di tagliare il blu per andare a giocare Palace Sentinel, che comunque teoricamente fa il card advantage di Muldrifter. E quindi le creature aumentano, come fosse come numero di creature. Alchemist Vial diventa una carta giocata al posto di Ichor Wellspring. Questa lista qua giocava un Playrask, ma in realtà non penso che fosse troppo giocata. E con la stampa di Palace Sentinel, carte come Prismatic Threats e Battle Screech diventano staple in Boros, che a quel punto non è più Boros Cool Dota, ma diventa Boros Monarch. Ovviamente Monarch è un nome che tende ad essere poco illustrativo di quello che è la strategia, perché come molti di voi magari sapranno, Boros Bully, che è il Boros Tokens, con Battle Screech, Seeker of the Wisps, Wodenoke, soprattutto su Goldfish, è stato chiamato per molto tempo Boros Monarch, e quindi molte persone riconoscono come Boros Monarch Boros Bully, e chiamano questa versione qua di Boros qualcosa come tipo Boros Skyfish o Boros Metalcraft. Dal mio punto di vista, a questo punto è meglio chiamare questo mazzo con quel Skyfish Boros Metalcraft, o al massimo Boros Skyfish, e l'altro Boros, per essere più diretto nel chiamarlo, lo chiamiamo Boros Tokens. Poi in realtà i nomi ovviamente servono solo per comprendersi meglio, ma quindi è molto facile riuscire a capirsi con un'altra persona una volta che tutti e due hanno chiaro come chiamarlo. Non c'è nulla di particolarmente strano nella side dell'epoca, a parte forse Orim Standard, però è fondamentalmente una carta per Affinity, perché si può bersagliare un Enforcer e uccidere e fare 7 danni su una creatura. E anche se l'artefatto che viene bersagliato viene tolto dal campo in risposta a Orim Standard, comunque Orim Standard ha ancora un target valido, e si ricorda il costo di mana del target dell'artefatto o incantesimo che è stato bersagliato. È una carta molto figa, eh? Peccato che abbia un costo di mana che la rende praticamente improponibile al giorno d'oggi, soprattutto quando si può giocare Dust to Dust per interagire meglio contro Affinity, dato che Affinity fa molta più recursion ai giorni nostri rispetto a mazzi che poi giocheranno lo Splash di Nero per Reaping the Graves. Questo è poi il Boros del 2017, praticamente, no, 2018. Praticamente viene stampata Mortuary Mire, che assieme alle 3-4 Bounceland va a fornire un molto rozzo motore di card advantage, che fornisce tutto sommato anche un value abbastanza interessante con Cosky Fisher.
e praticamente va a inserire carte come Custody Squire, Relic of Progenitus e Ripping Graves per avere più consistenza. Questa non gioca Faithless Looting, ma gioca comunque due Electric in deck per interagire meglio magari in un metagame di Fate o di Battle Screech, perché se non ricordo male quest'idea di lista qui era non giocare più Battle Screech per giocare dentro due Electricary, perché appunto nei Mirror di Boros si era costretti a sedare dentro Electricary solo per Battle Screech, dato che Battle Screech era una delle carte più forti per il Mirror Match, soprattutto perché impediva all'essere di fare una Palace Sentinel troppo presto, troppo scoperta. Quindi di base non ci sono troppe. Ah no, in realtà c'è anche il Guardiano del Patto delle Gilde che comincia ad apparire con più consistenza, sempre una carta pensata per il Mirror Match. Ai tempi, soprattutto in Italia, Oros era il mazzo più giocato e almeno per quanto riguarda Magic Online continuava a fare dei risultati nelle top 8 delle challenge. E penso che ai tempi già si parlava dell'idea di bannare Monarca, soprattutto ai tempi si parlava dell'idea di bannare Monarca perché era un qualcosa che spostava le partite. Inoltre Monarca si veniva sedato out in matchup dove magari c'erano motori di carta vintage altrettanto importanti come Gash. Siete contro Fate, nonostante l'avversario abbia Gash, si sidava sempre out per la Sentinel. Quindi di conseguenza questa lista qui va a splashare di nero per la recursion dal cimitero, quindi dando un late game sempre migliore a questo mazzo qui. Poi non c'è molto altro da dire sulla side, in realtà, a parte il fatto che comincia ad apparire Krarklan Shaman, che è una carta che per molto tempo non è mai stata giocata in questo mazzo, ma che per via di mazzi come Stompy, che ai tempi cominciavano a giocare Burning Tree Emissary, se non ricordo male, sì, era stato stato nel 2017, Krarklan Shaman comincia ad avere sempre più valore nel formato. Adesso è praticamente una carta che tutti i mazzi Metalcraft devono giocare, anche se in realtà molte liste di Boros, se non sbaglio, non lo giocano neanche più perché no, alla gente probabilmente piace avere un autoloss da mazzi come Boggles o mazzi come Elfi o mazzi come Stompy. Infine arriviamo al 2019, nel periodo in cui Gash era ancora legale e si giocava di Mirrodelver con i Daze e con i Foil, in cui vediamo che Boros Monarch era ancora un mazzo giocabile, magari meno giocato rispetto a Boros Bully, però comunque era giocabile. Come vedete c'è Faithless Looting, non c'è tanto altro, c'è comunque Krarklan Shaman che continua ad essere giocato, e Coin Decay ci mostra che praticamente si cominciava sempre di più a splashare di nero per carte di hate specifico, tanto è che poi successivamente Decay verrà sostituito a Suffocating Fumes e si mindeccherà addirittura a Suffocating Fumes, così come si comincerà anche magari a mindeccare Guardiano del Patto delle Gilde. Gorilla Shaman era ancora una carta e si sagliava anche da Mirror Match, perché più che altro spacca i clou di Traben, e ogni tanto può regalare un po' delle gioie contro le terre artefatto, perché tipo questa lista gioca 8 terre artefatto, tra cui non ne esistevano ancora le dual. Looting, comunque, come vi dicevo, è soltanto una carta per fare. Vabbè, se siamo tipo in un matchup dove abbiamo un sacco di carte inutili, tipo Palace Sentinel contro Aura, possiamo fare looting e scartare le carte da late game. Se siamo in un matchup grind, invece possiamo fare looting e scartare 4 terre. Quindi era una carta forte, anche questo tipo di mazzo qui, però comunque lo più per scartare terre. Infine la lista di Boros che si gioca al momento è praticamente chiamata Boros Aggro su Goldfish. E cos'è che ha di novità? Allora, io stavo giocando gli Ardent Recruit, ho fatto anche registrato un paio di video, li trovate sul canale, però come vedete Cool Daughter Rebirth è tornata ad essere una carta che la gente apprezza in questo mazzo. Alcune liste giocano Rally, alcune liste giocano Seeker. Penso che. Ah già, tra l'altro, mi sono dimenticato di mostrarvi, una delle liste di Boros che si giocavano prima della stampa di Palace Sentinel, ma dopo la stampa di Traben Inspector, che praticamente giocavano sia la Traben che Rally. E veniva chiamato Cool Daughter Rally il mazzo. Rispetto a questo shell qui non cambia molto. Non mi ricordo però se giocassero i Cool Daughter o soltanto i Battle Screech.
ma non mi ricordo neanche. Sì, che probabilmente li giocavano. Comunque, praticamente Kul Dottarelli, il mazzo che precede Boros Fully. Ed è più orientato. Comunque, ha il vantaggio carte di Glintoke e Coscafisher. Riesce a sopravvivere meglio a delle mass removal, perché tanto non basa troppo sui token. E comunque può giocare Rally, che gli poteva permettere di vincere un po' a caso. In realtà non sono per niente un fan di Rally Defiance, soprattutto in un mazzo con Experimental Synthesizer, così come non sono un fan di Kul Dottarelli Rebirth, perché non vuoi mai sacrificarti Experimental Synthesizer, però ci sono delle interazioni di questo mazzo qui, soprattutto tipo Falco con Synthesizer, o munizioni con tutto il resto del mazzo, che fanno sì che si possano giocare delle carte che sono oggettivamente metadipendenti, e dipendenti molto dalla situazione della partita, che ti permettono di vincere, anche a prescindere da come lo si gioca. Veramente potete trovare anche delle persone che giocano male questo mazzo qui e vincere, un po' come Affinity. Questo perché il Synthesizer fornisce un card advantage molto elevato, Munizioni fornisce un reach troppo facilmente accessibile a volte, e invece mazzi come Affinity hanno veramente delle free spell, perché hanno Mirror Enforcer, Frogmite, i peschini che costano tutti quanti uno o due mana e fanno pescare due carte, e giocano tanti peschini, e quindi di conseguenza si trovano ad avere tipologie di mazzi che per sua natura fanno un grosso affidamento sulle terre artefatto. Adesso sto parlando delle terre artefatto perché è quello che mi viene in mente visualmente, però non esistono dei modi per andare a indebolire la strategia delle terre artefatto in Pauper, tranne carte come Gorilla Shaman o quelli Full Sabotage. Il problema qual è? Che queste terre qui, dov'è che sono? Qui non le gioca neanche. Che strano. Comunque, le dual artefatto non possono essere spaccate da Gorilla Shaman. Oltretutto, tipo Dust to Dust è una carta che tende ad essere veramente tanto o unicamente dipendente dalla situazione di gioco. Diciamo che è un po' una versione peggiorata di Blood Moon contro i matchup giusti. Blood Moon perché semplicemente in altri formati permette di inchiodare. Ed è una spell a 3 che si può fare a turno 2 o turno 3. Sempre se si gioca mano rampa o no. Dust to Dust è vero che può risolvere i Mirror Enforcer, può risolvere qualsiasi artefatto, però il problema è che tipo mazzi come ad esempio Affinity o questo Boros possono ripartire tranquillamente anche dopo un Dust to Dust. Diciamo che è una cosa positiva, perché va a fornire cioè va in questo formato a far sì che non ci siano delle risposte totali, però al contempo sembra creare un po' uno stacco importante tra le strategie più performanti e le strategie che non riescono a entrare troppo nel metagame. Non c'è molto da aggiungere su questi mazzi, sinceramente, almeno sulla storia che li ha portati alla shell attuale. C'è da dire però due cose. Experimental Synthesizer va a fornire un card advantage molto molto importante, però al contempo è una carta che non è così troppo stupida se consideriamo il fatto che molti giocatori di Boros, soprattutto quelli che non hanno magari la possibilità di avere una esperienza alle spalle sufficiente, vanno a giocare male Experimental Synthesizer e tendono ad essere magari troppo avidi e greedy. Questo fa sì che praticamente giochino tipo un turno 1 Experimental Synthesizer a caso, oppure un Synthesizer quando non hanno altro mana appunto per giocare alla spell che si però. Possono essere delle situazioni in cui giocare Synthesizer, sapendo che non si arriverà a poter giocare la spell sono adeguate, però la maggior parte delle volte è meglio giocare Synthesizer solamente quando si hanno almeno altri due mana per poter tirare la spell esiliata. Considerata una giocata che poi a me piace notevolmente, è la possibilità ad esempio di fare Coscafisher dopo che è stata esiliata da Synthesizer e riandarsi a riprendere in mano o Coscafisher o Glintoke, così da non doversi riprendere in mano Synthesizer se non si ha la possibilità di giocare la spell esiliata, così da poter poi giocare il turno successivo, il Glintoke, e fare effettivamente vantaggio con Synthesizer. Perché quando con Coscafisher vado a riprendermi in mano un volante che va a interagire con Synthesizer, comunque di fatto mi vado a riprendere in mano una creatura che mi fa pescare le carte. Ed è, penso, una delle giocate
alla base di poter vincere e con consistenza il Mirror Match di Boros. E penso che sia importante fare questo video qui oggi, anche perché mi aspetto che i tornei cartacei come il Pauper Ghetto, come sta succedendo anche su Magic Online, Boros comincia ad essere sempre più presente. E questo fa sì che praticamente dovete settarvi per Boros o comunque avere un matchup positivo da Boros. I mazzi che hanno un matchup positivo, dal mio punto di vista, sono i mazzi che giocano Fangram Marauder e i mazzi control anche. Perché penso che, ad esempio, mazzi come Jeskai e Famigli siano messi bene da Boros, dato che già storicamente Boros è messo male dai mazzi control, soprattutto con Flicker o con Ephemerate, e in più, come vi dicevo, Experimental Synthesizer va a penalizzare moltissimo questo mazzo contro i mazzi contro la base blu. Prima cosa, sta sotto Pyroblast, e seconda cosa, sta sotto sia il motto 8 per artefatti che sta girando nel momento, e vi costringe pure a giocare subito la spell esiliata. Questo fa sì che ci possano essere molti spot in cui andremo a perdere il card advantage di Synthesizer perché saremo costretti a giocare Synthesizer. Ovviamente parlo di situazioni in cui, ad esempio, ci esiliamo carte che sono spell reattive, tipo Pyroblast, Elemental Blast, Leave No Trace, anche se in realtà Leave No Trace non dovrebbe... Beh, sì, in realtà ti puoi entrare anche contro mazzi come Oath of Pestilence. E di conseguenza Synthesizer è un po' una lama a doppio taglio, va a, tra virgolette, fornire un grosso edge nei matchup grindy, ma vi costringe anche ad avere un grosso tallone d'Achille o comunque da giocare delle scelte molto molto specifiche, come ad esempio dei permanenti al posto di delle spell instant o sorcery. Come vedete, comunque questa lista non gioca nemmeno le due all'artefatto, ma gioca un sacco di istantanei di side, però effettivamente è riuscita a fare 5-0. Quindi questo è un tipo di mazzo che è forte e rimarrà forte. Mazzi che giocano Fangram Marauder fondamentalmente sono mazzi come Tron, tanto è il modo migliore per rampare, e io penso per lo più a, se devo pensare a un mazzo che fa mana ramp, al mio Rakdos Metalcraft che tanto splasha di verde per Fangram Marauder, Tranquility e Weather the Storm, oppure eventualmente anche a Jund Metalcraft o Jund Cascade, che dir si voglia, per il semplice fatto che gioca verde, può giocare Cleansing Wildfire come non giocarlo, e può cascarlo anche tipo di dinosauro se necessario. Effettivamente Jund, a prescindere dal fatto che giochi Fangram Marauder o meno, penso che non sia messo male da Boros. Io l'ho trovato quando giocavo Boros, ho trovato Jund senza i Wildfire, l'ho trovato un matchup molto difficile perché gioca un sacco di creature e tutte quante con un body molto più grosso delle mie. Oltretutto gioca un sacco di rimozioni e gioca anche della Recursion per cimitero. Questo mazzo non gioca Recursion per cimitero e praticamente cerca di basarsi un po' più sul fatto che non esistano creature troppo grosse nel formato, o comunque sull'avere il vantaggio, tra virgolette, sì, vantaggio tempo generato dal reach di Galvanic Blast, Bolt e munizioni. Mazzi poi che possono starci bene sono quelli non troppo interattivi o molto lineari, che possono essere, volendo, Born e Boggles, perché comunque sono mazzi che richiedono del late specifico. E fin tanto che Prismatic Strength non è più una carta giocabile in questo mazzo, è più difficile poter giocare del late specifico e molto impattante come Prismatic Strength o Lino Trace, oppure beh, in realtà l'Omission è facile da giocare qua, però comunque sono appunto quelle due carte lì perché sono istantanei e necessitano la maggior parte delle volte di avere un timing adeguato. Sembra essere un mazzo messo molto molto bene da Fatine. Può giocarsela con Affinity perché la gente semplicemente vuole giocare una quantità di Dust to Dust di side che è molto importante. Vediamo se troviamo ad esempio la lista di Galle o Ciao, mi pare che fosse, che giocava
qualcosa come 4 dust to dust e 4 revoke existence di side, soltanto per vincere questo nel super qualifier che c'è stato 1 o 2 settimane fa. Infatti, primo posto Galo Zhao, gioca appunto Boros Metalcraft, di side gioca 2 Gorilla Shaman, 4 Revoke Existence e 4 Dust to Dust. Sta giocando 10 carte soltanto per Affinity, dopo che hanno bannato Discepolo della Volta. Possono entrare anche nel Mirror Match, però sinceramente non le trovo come carte abbastanza forti nel Mirror Match perché sono molto fin troppo situazionali. Però effettivamente se riuscite a farle al momento giusto e soprattutto se le vedete tutte quante diventano forti. Quindi di conseguenza state giocando Boros Sponza. Beh ragazzi, direi che per oggi abbiamo detto tutto quanto. Se avete altre domande su Boros, fatele pure nei commenti e dovrò vedere la settimana prossima come fare per la pubblicazione dei video, per il semplice fatto che domenica sarò al Pauperchedon di Milano, quindi mi sarebbe più difficile pubblicare i video, ma comunque mi sa che mi conviene fare direttamente i video lunedì o martedì. Così da fare un video direttamente sul Pauperghetto di Milano, così da potervi magari raccontare la mia esperienza alla prossima edizione del Ghetto. Nel frattempo vi ricordo che potete andare sul sito di fantasiastore.it e utilizzare il codice sconto ADETTO5 per ottenere un 5% di sconto su tutti i vostri acquisti presso il loro sito. Ciao e a presto!